E un po' di straordinari probabilmente non previsti oggi. Beh, sicuramente abbiamo cambiato molto, ma questa è anche la forza di questo gruppo che nonostante tutto è venuto qua, cercato di fare la partita, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita contro una buonissima squadra e poi bisogna sempre farsi trovare pronti e a disposizione. Ma per il secondo passo sono felicissimo, spero di riuscire a dare un ulteriore contributo anche sotto questo profilo in queste ultime partite. Ci tenevi molto, l'anno scorso qui è stato un periodo difficile per te. Beh sì, forse un po' l'esempio del paragone dello scorso anno, qua fu l'ennesimo infortunio dopo pochi minuti, però questo è cancellato, non ci voglio neanche più pensare. Penso a quest'anno, sono contento e come hai detto voglio dare un ulteriore aiuto alla squadra. Senti, spero che nel secondo tempo hai dimostrato la controllata la partita, anche una posizione superiore all'avversario, l'opportunità, la situazione di poter anche vincere questa partita. Sì, scendiamo sempre in campo per questo e nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi. Come detto, nonostante abbiamo affrontato un'ottima squadra, abbiamo provato fino all'ultimo a portare via i tre punti e poi il calcio è così. È andata in questo modo, raccogliamo questo pareggio e questa secondo me è un'ottima prestazione che dimostra che il nostro percorso è ottimo e dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. Si resetta la testa per la Coppa, ti aspetti una partita diversa, in tutti i sensi? Ma sicuramente ogni partita è a sé e quindi sarà si riparte da zero, sarà un'altra partita e faccio anche questo, quindi ritorniamo qui e affrontare questa partita al 100% come abbiamo fatto, senza pensare a nulla e cercando di fare il massimo. Abbiamo ritardo qualcosa della vittoria di oggi, perché era molto più vicina a una versione possibile sulla Coglia rispetto all'Alessandria. Beh, sicuramente questo è vero, sapevamo già quello che facevano loro, sicuramente era una squadra più vicina magari alla solita, però sì, come detto si riparte da zero, motivazioni e tutto quanto, quindi rialzeriamo tutto e ci presentiamo qui con la gara. Pesa la prima partita, quanto pesa nell'ottica una sfida da 180 secondo me? Anche tanti sì, sicuramente sapendo che c'è anche in ritorno bisogna essere attenti, magari controllare più il campo sapendo che c'è la partita di ritorno, quindi non sono i classici 90 minuti, ci si gioca su 180, quindi sicuramente è un discorso che può influire sulla partita. Però come detto dobbiamo venire qui a fare l'ennesima partita del nostro percorso che potrebbe essere già da parecchio. Com'è il fondo del terreno di gioco? Perché visto l'altro di qua non sembrava massimo. Sicuramente non è il massimo. Ottimale diciamo, però bisogna adeguarsi, è un fattore importante, ma ci si adegua e siamo avanti lo stesso. Senti, Marcolini mi ha parlato diciamo 3 settimane fa di un'Alessandria che puntava addirittura a raggiungere il Pisa al terzo posto, con un buon passo che avete. Però questi 2-0-0 in casa contro Lucchese e Azzaghena, cosa è successo? Avete un po' frenato anche oggi il pareggio qui a Viterbo? Si parla di obiettivi, è giusto porseli dal momento in cui si è in salute, è giusto porsi degli obiettivi importanti. Comunque sappiamo che siamo una squadra costruita per un determinato campionato, ma sappiamo anche che stiamo facendo una rincorsa importante, incredibile, arrivare a un terzo posto è un risultato veramente fenomenale secondo me. E lo dicevo, con questi due vittorie in casa? Beh, sicuramente in un percorso era può lì. Essere... però ci abbiamo sperato anche noi. Ci si prova e non è facile, rischi magari durante una rincorsa del genere di perdere qualcosina nel tragitto. Però nonostante tutto dobbiamo continuare così e
fare il massimo possibile. Ma quanto vi ha distratto allora questa finale in queste ultime gare di campionato? No, la finale noi pensiamo partita per partita, non abbiamo pensato minimamente alla finale, siamo venuti qua consapevoli comunque di avere una rosa ampia e di poter fare un discorso del genere venendo ad affrontare la partita al 100%, come le abbiamo affrontate singolarmente ogni sabato. Normale, come detto, che magari in casa non riesce a trovare la via del gol, sei un po' meno brillante, non è la parte giusta, un po' di sfortuna, sono situazioni che ti ci trovi. La cosa importante è pensare, come detto, a quello che stiamo facendo, che è importante e lo portiamo avanti da tantissime partite. Senti, sul gol sei stato il più svelto, hai capito subito che dove andava la palla. Sì, è stato anche un po' fortunoso, perché dopo la grandissima azione che ha fatto Parlocco, anche un po' sfortunato, ha colpito il palo e poi il portiere non ha più capito dove si trova il pallone, io ho avuto una visuale più ampia e sì, ci ho creduto e è andata bene, sono contento. Grazie.